Hanno calpestato i panini portati al centro accoglienza e poi in serata è scattata la guerriglia urbana con cassonetti e auto dati alle fiamme per protestare contro il trasferimento di 75 rom nel centro accoglienza di Torre Maura, periferia est della capitale. Il gesto di disprezzo e rabbia è ripreso da una diretta Facebook di Mauro Antonini, responsabile per il Lazio di Casa Pound. Guardate la popolazione che è indignata, si è rotta veramente le palle, gli portano già, gli stanno apparecchiando la tavola, ma qui la gente non ce li vuole, cioè lo vogliamo capire, la misura è colma, ripetiamo, Torre Maura non è un quartiere razzista, è un quartiere che ha sempre tollerato, ha dato tanto. Mauro Antonini, Casa Pound. Loro sanno più diritto di noi, perché noi siamo pezzi di merda, perché noi per lo Stato italiano siamo pezzi di merda. No, tu per lo Stato italiano non sei niente. Il trasferimento dei nomadi, fra cui 33 bambini, era iniziato ieri pomeriggio. Diversi residenti del quartiere hanno iniziato a manifestare in strada chiedendo alla polizia municipale di sospendere le operazioni. Inizialmente una trentina, con il passare delle ore sono diventati circa 300, controllati dal reparto mobile della polizia. Ma questa merda deve uscire stasera, perché se questa merda non esce, esce perché la facciamo uscire. Perché i topi nelle mense, quando ci stanno i topi non ci circola nessuno. Quindi, ecco, ha già come detto... la Raggi do cazzo sta? Ma do cazzo sta la Raggi? Nella notte un vertice nel municipio 6 ha deciso di sospendere il trasferimento dei rom e Casa Pound ha subito gridato la vittoria. La sindaca Raggi ha commentato così il giorno dopo. Non possiamo cedere all'odio razziale, non possiamo cedere contro chi continua a fomentare questo clima e continua a parlare alla pancia delle persone, e mi riferisco prevalentemente a Casa Pound e Forza Nuova.